Cari voi, salve e bentornati sul mio canale, il Disordinario, un diario di scoperte disordinate. Io sono Mayra e oggi ritorniamo al format delle parole, la rubrica dell'origine delle parole, ma in questo mese di giugno apparterranno ad una sfera semantica particolare, ovvero quella della Pride e dell'omosessualità. Se non sapete di cosa sto parlando, vi lascio qui il video dove spiego bene del perché di questa scelta. Le 5 parole arcobaleno, di cui probabilmente non conoscete l'origine, ma che utilizzate, sono gay, queer, ermafrodite e androgino e in ultimo finocchio. E non ditemi che non avete mai sentito questo genere di offesa. Cominciamo dalla prima, la parola gay. È di origine provenzale, gai, credo si pronunci, che significa allegro, gaio appunto, e a sua volta ha correlazioni con il termine latino Gaia. Gaia è la terra e quindi faceva riferimento a questo aspetto naturale e gioioso. Nel Medioevo, nel corso del Medioevo, sempre questo periodo dannato, la parola Gaius assume una sfumatura di divertente, buffone, quasi jolly, e si evolve fino all'800-900 a far riferimento, allusione alla gioiosità delle pratiche sconsiderate e ritenute come appunto le orge, tanto che una donna Gaia o un uomo Gaio erano considerati sostanzialmente prostituta o Don Giovanni. Mi fa sempre ridere questa differenza di accezioni per prostituta che ha un non so che di volgare e Don Giovanni che tiene un aspetto elegante, pur alludendo alla sconsideratezza delle sue azioni amorose. E quindi di base ha un'accezione negativa nel corso del tempo fino all'inizio del Novecento. Quando, attorno agli anni 60 e quindi in concomitanza con la nascita delle prime rivolte per il diritto all'omosessualità, questo termine viene utilizzato in maniera orgogliosa dagli stessi attivisti, che in un certo senso lo trasportano, lo trascendono, fino a conferirgli un significato politicamente corretto, almeno così oggi ritenuto, tanto addirittura, per esempio in Italia, da farlo preferire al termine omosessuale, quasi omosessuale avesse un alone di razzismo. Dunque, utilizzare la parola gay è considerato politicamente più corretto. La seconda parola è queer. Prima di dirvi da dove deriva, ci tengo a puntualizzare che qualche anno fa c'è stata una mostra alla Tate Gallery di Londra dedicata al queer British e c'è stata una definizione che mi ha particolarmente colpita, in quanto molti storici della sessualità affermavano che la parola queer fosse quella meglio riassuntiva delle identità sessuali attualmente note. E quindi mi piace utilizzarla da quando ho capito che ha un aspetto storico importante. Queer in inglese significa strambo, strano, insolito, eccentrico e si presuppone abbia anche dei riferimenti al tedesco quer. Si pronuncia così? Quer, che vuol dire storto, di traverso. Queer è un termine ombrello in quanto si è sempre un po' fatto riferimento all'omosessualità o all'eterosessualità, come se fossero bianco o nero, due poli, ma in realtà tra queste due identità sessuali esiste una vasta gamma di possibilità che vengono racchiuse in un certo senso dalla dicitura LGBT, ma questa sigla sostanzialmente viene ben racchiusa dalla definizione queer, che appunto, come dicevo, è un termine accomunante che sta lì ad indicare la moltitudine, la molteplicità di identità interposte tra l'eterosessualità e l'omosessualità. Le successive due parole sono in confronto ermafrodito e androgino. Ora, non so quale sia la vostra esperienza in merito, ma mi è capitato diverse volte che fossero confusi questi termini utilizzati come sinonimi. In realtà così non è. Perché? Ermafrodito è una terminologia quasi specificatamente biologica e sta ad indicare che
l'essere ermafrodito ha in sé gli organi riproduttivi genitali, maschili e femminili, dunque è in grado di autoriprodursi. Ma si fa riferimento strettamente ad un aspetto biologico, dove ci sono delle caratteristiche scientifiche e biologiche che affermano che quella identità non ha una identificazione univoca, quindi non è uomo o donna. Ci sono diversi tipi di ermafroditismo che vanno dal avere effettivamente sia la vagina che la prostata a solo punto di vista ormonale, quindi ad avere maggiore peluria, dei tratti più marcati nelle donne o dei tratti femminili e meno peluria nell'uomo. L'androgeno invece fa riferimento soltanto all'aspetto, alla parvenza. All'apparenza non può essere identificata, categorizzata, etichettata come uomo o donna, ma ha una identità di nascita sessuale, quindi nasce con degli organi solo maschili o solo femminili, ma non ha nulla a che fare con il suo orientamento sessuale o con la sua identità biologica di genere. In ultimo, avete sicuramente sentito finocchio come termine dispregiativo utilizzato per offendere l'omosessualità. Bene, fermo restando che non si fa, che è scorretto, che è vile, vi siete mai chiesti perché si utilizza proprio la figura del finocchio? Perché non la zucchina? Perché non il prezzemolo? Ci sono diverse leggende metropolitane che sostengono differenti tesi. Una fra tutte, quella che mi aveva incuriosito di più perché effettivamente sembrava credibile, è che, dato che nel Medioevo, sempre questo periodo storico, l'omosessualità non era cosa chiaramente accettata e gli omosessuali scoperti finivano al rogo al pari delle streghe, si narra che per coprire l'odore di carne bruciata si gettasse nel rogo anche la pianta del finocchio o addirittura fasci di frutto di finocchio per coprire l'odore, perché emanava un profumo simile all'incenso. Ora, questo non è vero, in primis perché se gli omosessuali al rogo erano finocchi, perché le streghe non erano finocchie? Secondo, perché in realtà non veniva utilizzato così tanto di frequente il finocchio, bensì erano molto più utilizzati i rami di mirto e di ginepro. Poveri gin mai nati! Il vero motivo per cui si fa riferimento a questo finocchio per indicare dispregiativamente l'omosessualità è nell'antica Grecia. La risposta a tutto è l'antica Grecia. Cosa succede? Esisteva il dio Adone, un dio noto per la bellezza, tanto che anche oggi per indicare un ragazzo, una persona di estrema bellezza, diciamo, è un Adone. Se non lo sapete, sapetelo. Quindi Adone, questo ragazzo di indiscutibile, ineccepibile bellezza, aveva come pianta sacra quella del finocchio, Phoeniculus, ed era solito adornarsi la testa con una corona di foglie di finocchio, tanto quanto i laureati con le foglie di alloro. Questa pratica si è conservata anche nella cultura venerativa del dio e nell'arco delle feste, quando i sacerdoti, durante i riti orgiastici, adornavano il loro capo con queste coroncine di foglie di finocchio, riti durante i quali c'era l'accoppiamento multiplo, tendenzialmente omosessuale, perché appunto queste pratiche venivano tenute tra sacerdoti uomini, e di lì, sempre nel Medioevo, si è ripreso questo termine, che sostanzialmente faceva riferimento a delle personalità di uomini belli che si accoppiavano in festa, e viene trasposto con un'accezione negativa che accorpa in sé non più soltanto il riferimento alla coroncina, ma anche al vero senso del finocchio, ovvero quello di un ortaggio dal sapore blando ed in un certo senso di minore incisività rispetto ad altri sapori. Quindi nel Medioevo si riprende proprio il finocchio da questa accezione orgiastica, ma lo si trasforma incorporando il significato del poco sapore scialbo, come voler offendere gli uomini
omosessuali in quanto di minor sapore, di minor incisività rispetto a quelli appunto eterosessuali. Un piccolo aneddoto carino è che durante i riti orgiastici, durante i quali appunto ci si adornava con queste corone di finocchio, spesso i sacerdoti che appunto tenevano questi riti si dipingevano anche la faccia in una maniera simile al trucco attuale. Quindi in un certo senso potremmo definire i primi riti dedicati al dio Dioniso e al dio Adone come gli eventi ante-drag, i primi eventi drag della storia. Bene, anche per oggi finisce qui il mio video. Spero di avervi incuriosito, regalato qualcosa che magari ancora non sapevate e ricordate, l'informazione è potere. Non smettete di essere curiosi. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.